Grazie Presidente. Il 2 febbraio 2023 è stata presentata dal Movimento una mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario Andrea Del Mastro. Su questo tutto tace. Mentre il Ministro si era permesso di dire, il Ministro della Giustizia, che il documento diffuso dal sottosegretario non era né segreto né riservato, aggiungendo che comunque la segretezza o la riservatezza dipende dalla sua classificazione, dimenticando però che è una disciplina preesistente che lo prevede e quindi un decreto. Non è il Ministro che dispone di volta in volta. Il GIP di Roma ha disposto l'imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia. Viene quindi diffusa da Palazzo Chigi una nota nella quale si legge un'accusa diretta ai magistrati di aver rivelato notizie segrete. Non solo, ma si afferma anche: è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione e di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni politiche? Siamo di fronte ad un conflitto tra poteri dello Stato, Presidente. Siamo di fronte ad una democrazia che scricchiola, sempre più debole, in cui la magistratura è messa sotto accusa, in cui la magistratura è impedita nello svolgere il proprio dovere, il proprio lavoro. Ecco cosa chiediamo, Presidente. Chiediamo che il Presidente, la Presidente del Consiglio dei Ministri venga in quest'Aula e riferisca innanzitutto se quelle note che provengono da Palazzo Chigi sono le note a sua firma, se ella ha omesso di assumerne la responsabilità, se quella responsabilità debba su di lei ricadere, venga a riferirlo. Perché il conflitto fra poteri dello Stato è quanto di peggio possa esistere in una democrazia sempre più debole come la nostra. Grazie Presidente.